soprattutto per il continuo crescere, perfezionarsi di tutte le installazioni secondarie di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di elettricità, eccetera, eccetera, che si perfezionano ogni giorno, l'edilizia avrà sempre più bisogno nel futuro di questa stretta unione tra progettazione e costruzione, unione che del resto è già assolutamente completa nelle opere più impegnative che l'umanità fa, quali ad esempio le grandi navi. Non sarebbe pensabile un progettista di navi che fosse separato dal complesso industriale e realizzativo che la esegue. Quindi io penserei ad un futuro in cui l'architetto potesse diventare veramente l'anima, il cuore, il centro di organismi produttivi, in modo che effettivamente potesse essere il creatore e il direttore d'orchestra della sua musica.